Spartaco, come cominciamo? Dovrei citare il titolo di uno degli interventi che ci saranno, cioè sulla falsità nel racconto degli storici antichi, sul discorso che non c'è troppo da fidarsi. Ecco, io credo che su Spartaco ci siano quasi più problemi di quelli che io sono riuscito a risolvere. Innanzitutto direi una cosa: chi è? È un trace. È un trace, si dice, è un soldato. Ecco, io su questo ho tanti dubbi. Il nome quasi certamente non è il suo nome vero, è un nome, diciamo, d'arte, lui è un gladiatore. La gladiatura è diventata 30 anni prima del momento in cui lui. Intorno al 105, nel momento in cui lui. Dov'è la camera? Vado bene, vada bene. È diventato nel momento in cui lui si ribella in Italia, 30 anni prima c'è stato il primo ludus pubblico, non privato. Fino a quel momento era stato privato. Lui potrebbe essere un ex soldato. Che cosa mi induce a ritenere che non lo sia? Due cose molto rapidamente sulla sua vita. Il fatto che in genere un ribelle, viene un disertore e ribelle contro l'esercito romano, lui sarebbe uno stipendiario, cioè sarebbe un alleato, diciamo così, inserito nei reparti ausiliari, non ha la cittadinanza, non può essere un legionario. Veniva immediatamente giustiziato se veniva preso. Un'altra notizia c'è che mi induce a ritenere che egli sia stato fatto schiavo e gettato innocente alla gladiatura. Ecco, questo è il personaggio. Un personaggio che ad un certo momento si inserisce nel quadro di un'Italia. Nel quadro di un'Italia devastata. Di un'Italia devastata in cui però questa devastazione ha delle radici antiche. A un certo momento Roma ha condotto in Italia e ha unificato l'Italia partendo dall'Italia tirrenica, da quell'Italia delle città, per cui ad un certo momento Appiano, che è la nostra fonte principale, che è una fonte straordinaria, anche se ho l'impressione che a volte lui stesso un pochino mascheri la verità. Partendo da Appiano, sappiamo che l'Italia delle città a Spartaco non dà nulla. Questo lo dice, almeno secondo quanto ci racconta Appiano, non c'è un intervento dell'Italia delle città nelle forze di Spartaco. Partendo dall'Italia delle città, Roma ha conquistato il resto di questo mondo. Ha conquistato soprattutto quella che è una seconda Italia appenninica, che è l'Italia unita da quella che io ritengo essere stata una sorta di Commonwealth delle transumanze. È un'Italia che si ritrova anche molto tempo dopo, anche in tempi molto recenti, cioè è l'Italia, se volete, di D'Annunzio, l'Italia dei pastori di D'Annunzio. È l'Italia, diciamo così, che a un certo momento ha tentato di dilagare verso le coste, sia verso le coste dell'Adriatico, sia per quanto riguarda Roma, soprattutto verso le coste del Tirreno. Ed è l'Italia che a un certo momento si è identificata con il blocco sannitico. Sconfitta, è, diciamo così, stata penalizzata all'indomani di un cataclisma che ha sconvolto la penisola, cioè l'invasione annibalica. L'invasione annibalica è stata un trauma tale da condizionare la storia successiva della nostra penisola. E da condizionarla in maniera pesante, in maniera opposta da un certo punto di vista. Cioè ha
diciamo così, generato una sorta di sindrome, una sorta di sindrome che ha reagito non solo nei confronti del mondo mediterraneo, ha reagito anche nei confronti di quegli alleati meridionali che non ancora integrati, erano integrati nel Senato di Roma, una buona parte erano integrate nel Senato di Roma, una buona parte delle realtà tirreniche che io ho definito tirreniche, cioè gli Etruschi, i Latini, i Sabini, i Campani, Capua si ribella per motivi suoi, ma non erano ancora integrati, erano soci tutte quelle popolazioni che erano le popolazioni del sud, erano le popolazioni dell'Appennino centro-meridionale, quindi Sanniti, quindi Lucani, quindi i Bruzzi, quindi le popolazioni Apule, gli stessi greci talioti che non verranno mai praticamente mai completamente integrati, e a un certo punto erano passati in gran parte ad Annibale. Roma, diffidente, li aveva progressivamente emarginati. Queste genti diciamo, avevano ritenuto ad un certo momento di essersi riscattate, avevano aiutato potentemente Roma a conquistare il Mediterraneo, ma erano rimaste emarginate e erano poi in sorte al tempo della guerra sociale ed avevano partecipato alla prima guerra civile sillana. Alla guerra civile tra Mario e Silla, l'armata sconfitta da Silla, dalle legioni di Silla, alla Porta Collina, l'ultima grande armata, diciamo così, mariana come colorito politico, ma con una connotazione etnica precisa, era stata un'armata di campani in misura minore, ma soprattutto di Sanniti e di Lucani. Sì. L'altra componente, una componente molto importante, sono gli chiavi. È la terza componente ed è la componente che serve poi alle fonti romane per colpevolizzare Spartaco. A un certo punto Appiano dirà nelle forze di Spartaco erano confluiti una serie raccogliticcia di uomini salvo poi precisare, non nelle guerre civili, ma nelle guerre mitridatiche, quasi tutta l'Italia è Mitridate che parla, e qui c'è, uno di quegli espedienti che ritroviamo, per esempio, frequentissimo in Livio, una verità che in un certo senso si vuole velare, si vuole ottundere, la si riferisce a un personaggio di cui non c'è da fidarsi. Per Annibale avviene più volte in Livio, avviene per Perseo in Livio, Perseo dà del traditore a suo fratello, a Demetrio. Ecco, qui Appiano dice quasi tutta l'Italia per odio si era ribellata ai Romani, è Mitridate che parla, e a lungo aveva fatto guerra contro di loro e contro di loro si era unita al gladiatore Spartaco. Ecco, quindi riprendo un'immagine che non è mia, è di Giovanni Pascoli nel suo poemetto. Giovanni Pascoli mette tre croci su quella sorta di Golgota. È una cosa che ad Alton Trumbo ha dato fastidio quando ci sono le croci nello Spartaco di Kubrick, ma qui non sono croci cristiane, oppure lo sono lato sensu in Giovanni Pascoli. Secondo me ci sono tre croci. I disertori, e già questo sono la componente meno forte. A un certo punto Spartaco li rifiuterà. Rifiuterà i disertori e poi li riprenderà dopo quando è ormai in una situazione disperata. Ci sono gli schiavi, che sono la prima forza a confluire sotto le sue bandiere, la prima forza a confluire sotto i suoi vessilli quando lui libera gli schiavi
degli ergastula della Campania, cioè. E la terza forza sono la forza, lo dice Appiano a un certo momento, dice a un certo punto ci sono i pastori armati, i più pericolosi, coloro che bene o male si muovevano liberi, perché si muovevano attraverso spazi molto ampi. Non tutti probabilmente erano liberi soltanto in parte, ma quel sistema, diciamo così, legato alle montagne dell'interno, legato alle zone della transumanza che si erano riaperte dopo la vittoria di Silla, era un mondo in cui sopravvivevano, non sopravviveva più il sistema cantonale. Silla l'aveva spazzato via i Marsi, i Marrucini, aveva spazzato via soprattutto i Sanniti, addirittura con una ferocia terribile. Silla era un uomo, a mio avviso, molto grande, ma un uomo che con lo sguardo rivolto alle spalle, una sorta di, per tanti versi, di contraltare a Cesare. Cesare si riferisce a lui tante volte. È un uomo grandissimo anche come comandante, aveva spazzato via il sistema cantonale interno. Però sopravviveva questa realtà che era stata attiva, lo dice Diodoro, anche in Sicilia. Era stata attiva e sopravviveva ed era l'elemento fondamentalmente sul piano militare più grosso. È una realtà che sorprende Roma ed è una realtà che inquieta Roma. A un certo punto, a mio avviso, Roma, anche nei confronti degli italici, fine decide di glissare. Roma in questo momento falsifica la storia. L'analistica sillana falsifica la storia, intanto a proposito della prima guerra sannitica, quella avvenuta alcuni secoli prima, negando che Roma effettivamente alle forche caudine. Ci sono tutta una serie di considerazioni. E qui decide di mettere in secondo piano alcune componenti. Gli schiavi sono la componente fondamentale, poi riemergono da alcuni passi di Appiano gli italici. Gli schiavi sono la componente fondamentale, sono la componente che criminalizza Spartaco. Ci sono tanti misteri nella realtà di Spartaco. Adesso io do qualche input così, perché la presenza dei Galli e dei Germani. Da dove vengono i Galli e i Germani? Non ci sono guerre galliche da un secolo? Non un secolo, ma 60 anni. Ecco, le guerre in Gallia sono del 125-130, quindi oltre 50 anni prima dell'insurrezione di Spartaco. I Germani? Quali Germani? I Germani, i Cimbri? Ma i Cimbri, anche questi, sono stati sconfitti oltre 30 anni prima, circa 30 anni prima. Sono stati sconfitti nel 100, Spartaco si ribella nel 70, diciamo nel 72. Un giovane, anche giovanissimo, un tredicenne, un guerriero cimbro tredicenne, fatto schiavo con 28 anni di schiavitù negli ergastula, perché non è certo schiavo nelle ville, non è certo un educatore per i figli come può essere un greco, per i figli di un notabile romano. Che guerriero è? E se è più piccolo, come si è sviluppata in lui? Ecco, ci sono tutta una serie di dati che le fonti introducono ad annebbiare questa storia. Ad annebbiare questa storia, che è una storia, a mio avviso, diciamo così, molto molto complessa,
Ed è una storia che ci invita a riconsiderare tutte le fonti. La fonte più attendibile è senz'altro Appiano, che secondo me in alcuni casi restituisce un mondo diverso da quello proposto da altre fonti, tipo Floro o altri. La figura di Spartaco. La figura Spartaco è gigantesco, secondo me. Spartaco è gigantesco perché a un certo momento si rende conto della realtà che ha di fronte. Debbo a un passo del testo del professor Schiavone un'interpretazione che ho messo nel mio libro e che mi ha colpito molto. Cioè Spartaco, secondo l'interpretazione del professor Schiavone, avrebbe addirittura a un certo momento mandato avanti delle staffette prima di muoversi, non ha una base concreta, non parte da una base concreta, è un gruppo di è una forza migrante, una forza che si muove costantemente, manda avanti delle staffette ad avvertire che sta arrivando, per mettere in guardia le popolazioni, perché non riesce a tenere a freno i suoi uomini. E credo che persino più degli schiavi, come era accaduto in Sicilia, siano i diseredati liberi, Diodoro lo dice per la Sicilia, siano i diseredati liberi ad essere feroci verso le popolazioni, le popolazioni diciamo stanziali, le popolazioni delle città. Spartaco sa che la sua rivolta ha bisogno di alimentarsi costantemente, gli schiavi ma anche altre forze. Ecco, questa è la mia interpretazione. Cosa si propone di fare? Le fonti parlano di portare questi uomini al di là delle Alpi. Portare questi uomini al di là delle Alpi, ma poi ancora una volta si contraddicono. I Germani, coloro che, di cui non sappiamo da dove venissero, non ci sono mercati germanici, i Cimbri, i superstiti dei Cimbri, il discorso non torna. E poi dove? Al di là delle Alpi in Germania, ma i Cimbri stessi erano stati respinti da tutte le popolazioni al di là delle Alpi, e portare una massa di uomini come quella che Spartaco ha con sé è quasi impossibile. Portarli dove? Portarli al di là del mare? Riportarli in Tracia? Riportarli in Asia Minore, da dove forse venivano in parte? È molto difficile, bisognava avere una flotta, ma una flotta enorme, e Spartaco dimostra di non voler mai abbandonare le sue truppe. Ecco, la sua è un'impresa che a un certo momento, secondo me, un po' lo soverchia. L'uomo è un uomo straordinario, è un uomo che a un certo momento rifiuta di abbandonare le forze che ha con sé, si sacrifica e muore da eroe. La cosa è assolutamente singolare, perché muore tentando di arrivare a un combattimento individuale con Crasso, muore come Marcello, come Romolo, come Enea, muore addirittura riscattando nelle fonti in maniera singolare tutto ciò che lo condanna all'interno di altre fonti della stessa parte. Ecco, io chiudo qui, ci sarebbero molte cose da dire, ma lascio la parola al professor Canfora. Grazie. Io sono meno sospettoso del professor Brizzi, quindi mi perdonerete se presto fede alle fonti antiche in maniera magari un po' ingenua. E so bene, insomma, il caso Spartaco è interessante da tanti punti di vista, storiografici, politici. C'è una voce su di lui
nella grande enciclopedia classica, Pauli e Vissova, i due grandi autori il cui nome è legato a questa enciclopedia, la voce è scritta da un personaggio straordinario, Friedrich Münzer, che poi fu ucciso in campo di concentramento dai nazisti perché ebreo, è il massimo conoscitore della prosopografia romana, Friedrich Münzer, forse morto nel 1944, non si sa benissimo la data. La voce di lui su Spartaco è molto curiosa, molto ben fatta, come tutte le cose sue, e circa negli anni 30 è pubblicata in questa grande enciclopedia classica, e al termine della voce lui dice, Spartaco, figura luminosa, purtroppo il suo nome è un po' ingenuo, grande Münzer, purtroppo è stato utilizzato il suo nome dalla rivoluzione tedesca all'inizio del 1919, allorché in realtà il movimento spartachista Spartacus Bund, guidato da Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, gennaio 1919, vennero massacrati dai Freikorps fascistoidi, potremmo dire, dei primi mesi di vita della Repubblica di Weimar. Il movimento si chiamava, appunto, prendeva nome da Spartaco, e Münzer si duole del fatto che una rivoluzione comunista sia sorta nel nome di Spartaco. Poi potremmo dire la storiografia successiva novecentesca si è divisa intorno al problema della schiavitù nel mondo antico, in particolare greco e romano. È curioso, è una specie di battaglia di guerra civile tra gli storici moderni che utilizzano gli antichi nei limiti in cui le fonti si lasciano insultare, utilizzare, manovrare, manipolare, respingere, eccetera. Per esempio, un tema centrale nello studio della schiavitù antica è quello della quantità, della entità numerica degli schiavi. È difficile avere delle cifre precise, uno potrebbe dire nelle fonti antiche le cifre sono sempre tonde, e questo già mette in sospetto, perché una cifra tonda di per sé è approssimativa, ma comunque dà un ordine di grandezze. C'è un libro famoso, un punto di riferimento, potremmo dire, della letteratura scarsissima, peraltro, sulla tematica schiavi. Perché è scarsa? Perché è un mondo che non parla in prima persona, no? Abbiamo le fonti in cui personaggi, schieramenti, gruppi politici dei liberi si esprimono, ma gli schiavi non hanno mai avuto un portavoce storiografico che venisse dal loro ambiente. Questo direi è ovvio, ma questo vale anche per i conflitti sociali dei secoli successivi. C'è stato un signore che si chiamava Cecilio, era nato a Calatte, che aveva scritto una grande opera sulle guerre schiavili. Noi non ce l'abbiamo, ma abbiamo altri che hanno usato l'opera sua. Insomma, sono sempre fonti magari generose, filantropiche, ma non vengono dal mondo direttamente degli schiavi. E questo già ci deve aiutare a capire quanto parziale sia l'informazione. Comunque, abbiamo queste notizie. Per esempio, nel libro di Ateneo, al quale volevo fare prima riferimento, Ateneo è un autore alla fine del secondo secolo d.C., inizio terzo, lavorava nell'ambiente alessandrino, forse addirittura era nato a Naucrati in Egitto, insomma era vicino
alle fonti della massima biblioteca del mondo all'epoca, quella di Alessandria, quindi nella sua opera ci sono notizie straordinariamente ricche in tutti i campi. E il sesto libro, alla fine del sesto libro della sua opera, I Sofisti a banchetto, c'è una trattazione su gli schiavi, quanti erano. E lui dice, fa parlare dei personaggi, perché è un dialogo, come al solito, nel mondo greco, ma nel mondo romano erano molti di più, dicono i dialoganti. E le cifre del mondo greco sono interessanti. C'è l'unica notizia di un censimento, quello fatto alla fine del IV secolo a.C. ad Atene. La fonte è indicata, viene il nome di un tale che non conosciamo se non da quella citazione lì. Questo tale si chiamava Ctesicle o forse Stesicle, anche il nome è incerto. Comunque questo tale aveva scritto una cronaca. Nel terzo libro di questa cronaca, che Ateneo legge e cita, dava notizia preziosa, censimento. Quanti erano al tempo di Demetrio Falerio, 316 a.C., gli ateniesi, anzi gli esseri viventi in Attica? Erano 20.000 cittadini, pleno iure, diremmo noi, cioè maschi adulti in età militare, quindi cittadini di pieno diritto. Le donne non esistono nella democrazia antica e neanche in quelle moderne fino al XX secolo. 10.000 meteci, cioè stranieri viventi in Attica, stranieri anche molto ricchi, titolari di professioni lucrose, però non cittadini, come il padre dell'oratore Lisia, che era siciliano, come il figlio, in casa del quale si svolge la Repubblica di Platone, il dialogo platonico, però non è un cittadino, quindi non va all'assemblea, non conta politicamente. E poi 400.000 schiavi, apriti cielo a questo punto, non è possibile, allora facciamo che sono 40.000, togliamo uno zero, regalando il sistema decimale agli antichi, ante litteram. Poi coloro i quali sparano su queste cifre non si accorgono che tre righe più sotto c'è scritto un altro dato importante, questa volta l'autore non è lo sconosciuto Ctesicle, ma è niente meno che Aristotele, nella Costituzione degli Egineti, cioè dell'isola di Egina, e da se non nel momento nell'isola di Egina, vuol dire che attraverso questo scenario, diciamo, di un'isola che probabilmente era anche di passaggio, transitarono 450.000 schiavi. E poi ci sono altre cifre ancora, il ricchissimo Nicia, l'uomo più ricco di Atene, morto in Sicilia, poveretto, durante la spedizione di Atene contro Siracusa, aveva soltanto per l'appalto delle miniere d'argento dell'Aurion, nella punta estrema dell'Attica, 1.000 schiavi minatori, che aveva poi affittato ad un altro signore, il quale gli versava un bel po' di quattrini per quel che guadagnava dall'argento che si tirava fuori da queste mine. La storiografia ispirata al socialismo, non necessariamente quella sovietica, che peraltro ha avuto grandi meriti in questo campo, ma anche quella, diciamo, ispirata a Karl Kautsky, alla storiografia socialista ottocentesca, ha dato molto spazio alle cifre e ai dati di fatto che le fonti così sporadicamente ci forniscono. Un'altra corrente, invece, che si è sviluppata particolarmente negli anni 60-70 del secolo XX, del secolo scorso, in Germania, la Germania occidentale, protesa a confutare una storiografia avversa, ha non soltanto tentato di ridimensionare la presenza degli schiavi, i numeri che ci tramandano le fonti, che ogni tanto vengono prese a calci, ma anche stravolgendo i dati di fatto, per cui
era una schiavitù bonaria, tutto sommato, filantropica, protettiva. Schaverei und Humanität, per esempio, un famoso libro di Vogt. Vogt è un signore che durante il nazismo ha teorizzato la superiorità delle razze, poi si è pentito, è diventato molto pio. In suo onore è stata fatta un'enciclopedia colossale intitolata Aufstieg und Niedergang, no? Crescita e declino del mondo romano. La chiamiamo la Vogt Enciclopedia perché praticamente occupa un'intera parete di una biblioteca. E questo signore, pentitosi del suo passato, del quale è meglio non parlare, è il punto di riferimento di un'interpretazione per cui la schiavitù era sì un fenomeno marginale ma simpatico, tutto sommato venivano trattati benino, se si ribellavano peggio per loro, eccetera. Quindi vedete bene che c'è un conflitto storiografico moderno intorno alla schiavitù antica. E quindi uno può avere rispetto a questo problema intanto molta vigilanza critica, diciamo, molte antenne tese, ma anche un certo rispetto per i dati, pochi dati di fatto che le fonti ci forniscono. Ho fatto questo pistolotto iniziale perché appunto alcuni storici nostri, anche loro pentitisi nella loro lunga carriera storiografica, hanno via via dismesso quello che pensavano 10 o 20 anni prima, magari instaurando grandi seminari di studio sul modo di produzione schiavistico, diciamo al passaggio fra la fine degli anni 60, 70, inizio 80, e poi con la fine del socialismo reale, l'abbandono delle proprie idee politiche, sono passati a pensare il contrario. Ma questo potremmo dire, anche Agostino si è pentito delle sue precedenti convinzioni e è diventato cristiano. Quindi a questo punto noi rispettiamo i pentimenti, questo va da sé. Solo che è un po' singolare trascurare ciò che le fonti ci raccontano. Il professor Brizzi ha parlato giustamente con grande ammirazione di Appiano, Appiano di Alessandria, è un personaggio anche lui oggetto di controversie, vive nella seconda metà del secondo secolo d.C., in epoca antonina. Alessandria, quindi un egiziano, diceva Marx, sì, forse il suo era Apione, poi diventato Appiano, grecizzato, non sappiamo moltissimo su questo terreno. Certo, la sua opera ci è arrivata in larga parte. Per fortuna ci sono arrivati i 5 libri sulle guerre civili, che cominciano in realtà dalla vicenda di Tiberio Gracco e arrivano alla morte di Sesto Pompeo, quindi non arrivano fino alla battaglia di Azio, che conclude, diciamo, il secolo delle guerre civili o dei conflitti civili da Tiberio Gracco 133 a Azio 31 a.C., perché lui aveva destinato poi le vicende riguardanti appunto il conflitto fra Antonio e Ottaviano, e Cleopatra, la conquista dell'Egitto, ad un'altra opera, i libri sull'Egitto. Però nel primo libro delle sue guerre civili ci sono alcune pagine riguardanti la vicenda di Spartaco. Perché dicevo anche lui è oggetto di controversia? Beh, intanto potremmo dire, prima ancora dell'aspetto, chiamiamolo politico, un grandissimo storico tedesco, Edward Schwarz, che per quella grande enciclopedia che ho ricordato prima, Pauli e Vissova, ha trattato gran parte degli storici di lingua greca, buona parte degli storici di lingua greca, soprattutto di età imperiale romana, lo ha trattato molto male, ha detto ma è un mezzo romanziere. Non so, non è chiarissimo perché lo abbia così bistrattato. Era un uomo di grande genio, di straordinaria preparazione, il bravo Edward Schwarz, però certe volte prendeva delle cantonate nel senso di dirizzoni suoi propri. Per esempio si è convinto che tutta la monografia che Sallustio ha dedicato alla Congiura di Catilina intendeva essere una risposta al De Consilis Suis
che Cicerone mise in circolazione dopo la morte di Cesare, nella quale opera Cicerone alludeva chiaramente alla complicità o implicazione di Cesare nella congiura di Catilina. Non credo che sia un anti-Cicerone l'opera Il Bellum Catiline di Sallustio, però Schwarz si è convinto di questo fatto. Cito questo per dire che abbiamo a che fare con uno studioso di genio, di straordinaria preparazione, con una forte personalità che si traduce in prese di posizione che noi abbiamo il diritto di mettere in discussione. Quindi che Appiano sia un mezzo romanziere in realtà non sta in piedi. Aveva delle fonti molto importanti, molto valide, non ci affondiamo su questo, Emilio Gabba, grandissimo nostro ormai defunto collega, ma veramente notevole personalità, da giovane puntò molto sull'idea che il primo libro, quello dove si parla di Spartaco, viene, il primo libro di Appiano, Guerre Civili, da Asinio Pollione, che scrisse anche lui un'opera sulle guerre civili, ma in realtà noi sappiamo che Asinio Pollione cominciava dall'anno 60, cioè dal primo triumvirato, e quindi tutta la parte da Tiberio Gracco alla congiura di Catilina non può essere di Asinio Pollione. In realtà è molto probabile che molta di quella parte del primo libro venga da un'opera formidabile che purtroppo non abbiamo, e cioè dalle storie di Sallustio. Noi di Sallustio abbiamo la Giugurtina, il Bellum Catiline, un'antologia dalle storie, però i libri delle storie non ci sono giunti. Questi libri trattavano la storia romana dall'anno 78 avanti Cristo all'anno 67-66, 12 anni, e quindi comprendevano, si collegavano alla congiura di Catilina in certo senso, no? Si riattaccavano al racconto della congiura di Catilina. E quindi nelle storie c'era un'ampia parte su Spartaco. Questo non solo lo presumiamo ex ipotesi, ipotesi molto facile visto che il periodo era 78-67 avanti Cristo, ma lo sappiamo anche per delle pergamene, dei fogli di pergamena di un esemplare delle storie fatto a pezzi da qualche, diceva uno storico tedesco, da qualche monaco pazzo che ha fatto a pezzi una straordinaria opera, quale l'unica, l'ultimo esemplare delle storie di Sallustio. Abbiamo dei fogli di quest'opera e vedi caso, perché esiste la provvidenza indubbiamente anche in queste cose, questi fogli parlano della vicenda di Spartaco e sono pagine, colonne, colonne di scrittura, non tanto ci danno dei dettagli che non avremmo altrimenti, compreso non so, l'intervento in extremis di Spartaco per impedire un eccidio di prigionieri e di presumibili vittime di un furore, uno scatto di furore omicida dei suoi seguaci. Non è importante soltanto per i dettagli che fornisce, ma anche per un'altra ragione, che cioè essendoci brani che vengono dal libro terzo, brani che vengono dal libro quarto, noi possiamo facilmente immaginare che Sallustio dedicava un racconto enorme alla vicenda di Spartaco, amplissimo. E tutto sommato anche l'onesto Livio, che è nato dopo, è nato nello stesso anno in cui era nato Ottaviano, e quindi queste cose non le aveva viste. Invece Sallustio le aveva viste, perché Sallustio è nato nell'86 avanti Cristo, quindi nel 73, quando incomincia la rivolta di Spartaco, lui era un ragazzo di 14 anni e forse era anche un precoce, non c'erano i pedagogisti all'epoca, quindi a scuola non c'era il divieto di imparare a memoria le date, si viveva meglio in un certo senso nella scuola. E quindi fra l'altro è molto attento alle vicende della penisola italiana. Insomma, Sallustio avrà certamente ascoltato racconti, magari anche familiari o di persone che erano adulte all'epoca, qualcosa l'ha vista egli stesso. Era peccato che non ce l'abbiamo questa fonte. Ma dicevo, anche il bravo Livio, nato dopo, un po' opportunista rispetto al potere politico, l'Augusteo,
dedicava, si occupava di Spartaco almeno in tre libri della sua grandissima opera, e precisamente i libri 95, 96, 97. Quindi anche Livio dava un racconto molto ampio. E io non so se dobbiamo sospettare di quello che ci raccontano, ma i dati concreti a Piano, probabilmente da Sallustio, ricava questo dato: Spartaco estrateumenos pote un tempo olim romaiois. Uno può anche non crederci, naturalmente, però questo dato c'è. Poi c'è una caratteristica personale di lui, che è interessante notare. Abbiamo un frammentino di Sallustio: Spartaco ingens ipse virium atque animi. Sallustio è un grande prosatore anche arcaizzante, che sceglie le parole in maniera sapiente. Ma ingens virium atque animi, in tre parole, è una descrizione molto efficace e molto simpatizzante, diciamo positiva, no? Rispetto al personaggio. E Plutarco ha quasi sempre su questo periodo storico queste fonti di Appiano. Ci sono anche delle coincidenze verbali fra Plutarco, vita di Crasso, e Appiano. Plutarco vive alla fine del primo secolo, inizio secondo, quindi scrive prima di Appiano. E dice qualcosa di molto simile, quasi sembra la traduzione in greco delle stesse parole: umonon phronema mega kai romen econ. Quindi aveva phronema, che potrebbe essere animus, e rome, cioè forza fisica, virium. Sono proprio una coincidenza verbale che fa pensare che tutte e due poi dipendono da una fonte comune, no? Poi aggiunge una cosa interessantissima, che era di grande intelligenza e di grande humanitas, praotes kai synesis. E cosa ancora più interessante, testuces ameinon, era migliore della sorte che gli era toccata, destuces ameinon, kai ellenicoteros tu genus, cioè più greco rispetto alla stirpe sua, perché è un tracio. I traci hanno avuto l'avventura di essere molto maltrattati dalla tradizione greca, come semibarbari, va bene, anche se poi dalla Tracia venivano personaggi importanti. Gli antenati di Tucidide venivano dalla Tracia. Però Demostene non ne parliamo, quando parla dice, Filippo, che era un macedone, e lui non lo amava moltissimo, è peggio di uno schiavo tracio, quindi proprio di traci. Plutarco generosamente dice che è ameinon Spartaco, della sorte sua, perché uno schiavo gladiatore è certamente un delinquente, invece questo è ingens animi, praotes, synesis, quindi è migliore della sorte sua, è più greco. E questo è interessante, che l'Enicotero, cioè abbiamo anche un ritratto culturale, diciamo così, di quest'uomo. Prima vi dicevo Appiano controverso, abbiamo detto Schwarzelo, Malmena, mezzo romanziere. Poi Appiano ha avuto una sventura, senza saperlo, poveretto. È piaciuto molto a Carlo Marx. Veramente una sventura non da poco, perché Marx ne parla in una lettera del febbraio del 1861, è il momento terribile della sua vita, problemi proprio di sussistenza fisica, gli mancano i quattrini per sfamare la famiglia, vuole andare in Olanda a chiedere un prestito a dei parenti, c'è un momento terribile. E dice, in questo mondo tremendo, in momento tremendo in cui mi trovo, la sera leggo Appiano in greco.
e fa un elogio di Appiano, strambamente dice un vero egiziano, non so perché gli egiziani gli stessero simpatici, e a riprova della validità dell'opera di Appiano, quindi del primo libro chiaramente che sta leggendo, dice lì in quell'opera di Appiano emerge la grandezza, la figura di Spartaco, vero rappresentante, real representative, ogni tanto mette delle parole inglesi nelle sue lettere in tedesco, dell'antico proletariato. E a questo punto cosa succede? Che ipso facto Appiano viene mal visto, perché ben visto da Carlo Marx, e si comincia a dire, c'è un tale che si chiama Nippel, che credo insegni ancora, una volta insegnava a Bielefeld, adesso deve essere passato a Berlino, ha scritto un articolo pubblicato sulla rivista Anabas, una rivista molto raffinata che si fa a Toulouse, in cui dice, ma naturalmente Marx sta scherzando, finge di conoscere il greco, il fanfaron, sta fanfaronando. Quindi non soltanto viene malmenato direttamente Marx, che pretende di conoscere il greco, secondo Nippel, ma addirittura anche Appiano, perché piace a Marx. Quindi vedete che sventurato questo storico Appiano, doppiamente sventurato. In realtà bisogna dire che chi critica quella lettera non si rende conto di un fatto, che cioè il giovane Marx, 21enne, ha presentato all'Università di Jena una dissertazione sul pensiero di Epicuro e di Democrito, i cui quaderni preparatori si sono conservati e contengono una miriade di riprese testuali in originale da Sesto Empirico, Plutarco, Seneca, Diogene Laerzio, Lucrezio. Quindi queste lingue classiche, come giusto nel ginnasio umanistico di quando Marx era un ragazzo, andava a scuola, le lingue classiche le possedeva come forse ormai nessuno nelle nostre scuole, docenti e studenti. Vabbè. Quindi dire che fanfaron, perché dice sto leggendo Appiano in greco, è un'idiozia di un signore che evidentemente non sopporta Marx e neanche Appiano per riflesso. Allora, come vedete, c'è un groviglio, una ragnatela di pregiudizi che finiscono con l'offuscare la realtà concreta.